Sulla Fano-Grosseto servono risorse certe, non impegni sulla carta. Per questo serve l'inserimento nella legge di stabilità, altrimenti sarà prevista nel libro dei sogni ANAS delle opere mai realizzate. È la critica avanzata dal consigliere regionale di Area Popolare Mirko Carloni, dopo l'annuncio del presidente Ceriscioli sull'accordo raggiunto al Ministero delle Infrastrutture in base al quale ANAS progetterà il nuovo tracciato e investirà le risorse per realizzarlo entro il 2020. Intanto è stato smontato il lavoro di 10 anni, un progetto già in qualche modo avallato dall'ANAS e il contratto di disponibilità per realizzare un'opera che costava 2,9 miliardi di euro. Questa scelta politica fatta un po' cuor leggero, secondo me in modo irresponsabile, perché prevede oggi una nuova programmazione, una nuova progettazione e soprattutto quello che non capisco è tutta questa euforia e soddisfazione per aver tolto un'opera strategica per il nostro territorio e averla messa nel libro dei sogni, perché bisogna dirlo chiaramente ai cittadini, il piano quinquennale dell'ANAS è il libro dei sogni, parlano di 1 miliardo da trovare per fare dei correttivi, è un nuovo progetto, quindi si ricomincia tutto da capo, dopo 20 anni che questo territorio aspetta che sia conclusa la Fano-Grosseto, ora si rimette tutto in discussione con anche un certo entusiasmo che io sinceramente non capisco.